Buonasera a tutti, grazie Nicolò per avermi invitato a questo ciclo di Cosmic Conference e complimenti a voi per questa interessante iniziativa. L'argomento di questa sera, il 96% dell'universo, parleremo fondamentalmente di materia scura e di energia scura, vedremo quali sono alcune ipotesi sulla loro origine e natura legate comunque al destino dell'universo. Lasciatemi però fare una breve introduzione ricollegandomi a quanto è già stato ben illustrato da Claudia Mignone nel corso dell'ultima Cosmic Conference. Il 1992 rappresenta l'anno che apre le porte all'era della cosmologia di precisione. Il satellite COBE ci fornisce la prima mappa del cielo della radiazione cosmica di fondo. Che rappresenta la luce più antica che siamo in grado di osservare quando l'universo aveva un'età di circa 380.000 anni dopo il Big Bang. E come vedete, in basso abbiamo la mappa del satellite Wilkinson Map, i cui dettagli nella definizione sono naturalmente superiori grazie al suo formidabile potere esplorativo, ma ancora migliori sono quelli della mappa che è stata ottenuta poi dopo 15 mesi di osservazione dal satellite Planck nel 2013. La mappa della radiazione cosmica di fondo rappresenta sostanzialmente un dato importante per la cosmologia moderna perché ci permette di vedere quali sono le fluttuazioni, quelle minime fluttuazioni di temperatura della radiazione cosmica di fondo, che ricordiamo avere un valore di circa 3 gradi Kelvin, e che ci permettono di avere delle informazioni su come poi le strutture cosmiche si sono aggregate in seguito alla gravità, appunto, per dar luogo alla formazione delle prime strutture che noi oggi poi osserviamo sotto forma di stelle e galassie o ammassi di galassie. La mappa della radiazione cosmica di fondo ci permette di avere tutta una serie di informazioni sui parametri cosmologici, come ad esempio l'età dell'universo, il ritmo di espansione dello spazio, oppure la geometria in termini di curvatura appunto dello spazio e il contenuto in termini di materia e di energia. Se noi andiamo a confrontare le due mappe che sono state ottenute di recente e con un grado di precisione estremamente importante, cioè quella ottenuta dal satellite MAP e quella ottenuta dal satellite Planck, possiamo dire che l'universo è un po' più vecchio. In altre parole, il satellite MAP ci dice che l'universo ha un'età di 13,75 miliardi di anni, mentre Planck ci dice che l'universo ha un'età di 13,82 miliardi di anni. Per quanto riguarda il ritmo di espansione, possiamo dire che l'universo si espande meno velocemente. La costante di Hubble in termini appunto di velocità di espansione dello spazio è pari a 70,40 km al secondo per megaparsec, mentre i dati di Planck ci forniscono un valore inferiore. Possiamo dire quindi che lo spazio si espande meno velocemente. In termini di curvatura dello spazio, anche qui i dati a confronto sono consistenti nel affermare che almeno su larga scala lo spazio è piatto e quindi segue una geometria euclidea. Per quanto invece riguarda il contenuto in termini di materia e di energia, possiamo dire quindi che l'universo è un po' più buio poiché abbiamo un incremento pari al 6% in termini di materia scura rispetto ai dati ottenuti da MAP ed è un po' più brillante in termini di materia ordinaria poiché abbiamo un incremento dello 0,4% di materia visibile rispetto ai dati ottenuti appunto da MAP. Tutto il resto per sottrazione naturalmente è energia scura, forse la componente più enigmatica che sta, come dire, determinando sostanzialmente la espansione accelerata dell'universo, come vedremo appunto, a breve più avanti. Oggi il modello standard della cosmologia può essere rappresentato anche attraverso questo grafico. Per
cui l'universo è nato quasi 14 miliardi di anni fa dal Big Bang, si è evoluto espandendosi nei primissimi istanti iniziali in seguito a un meccanismo noto come inflazione che ha permesso di dare forma e volume allo spazio e poi circa 380.000 anni dopo il Big Bang è emersa la luce più antica, la radiazione cosmica di fondo, in seguito alla quale le strutture poi si sono aggregate e formate grazie all'aiuto anche della materia scura che funge come una sorta di scheletro cosmico sulla quale poi si appoggiano tutte le strutture e man mano che l'universo andava raffreddandosi, espandendosi, durante i primi 7 miliardi di anni l'espansione è evoluta decelerando perché era importante il contributo della gravità, mentre l'espansione è andata accelerando negli ultimi 5 miliardi di anni. Il modello standard della cosmologia dunque si basa su tre pilastri fondamentali. L'inflazione, di cui non parleremo, non diremo niente questa sera, che potrebbe essere magari occasione di una prossima Cosmic Conference, e il pilastro della materia oscura e quello dell'energia oscura, che saranno invece i due argomenti principali di questa. Per quanto riguarda la materia oscura, se ne parla sin dagli anni 30, quando Fritz Zwicky, che era un astronomo di origine bulgara, naturalizzato svizzero, andando a studiare gli ammassi di galassie, si accorse che c'erano delle anomalie per quanto riguarda la velocità delle singole galassie appartenenti all'ammasso. In particolare, andando a studiare l'ammasso di Coma, che è un ammasso di galassie che dista circa 300 milioni di anni luce dalla Terra, sostanzialmente egli derivò dei valori decisamente diversi rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere se l'interazione gravitazionale fosse appunto dovuta alle singole stelle. In altre parole, Zwicky parlò di massa mancante, una sorta cioè di massa invisibile che circonda singolarmente le galassie, concetto che all'epoca non ebbe tanto credito e che venne quindi abbandonato. Ma in realtà un'altra evidenza osservativa arrivò intorno agli anni 70, quando Vera Rubin, che fu una delle prime donne ad ottenere tempo di osservazione e quindi a utilizzare un telescopio, andava a studiare le galassie a spirale. Ella si accorse che sostanzialmente c'erano delle anomalie. Ora, di solito noi ci aspettiamo che la velocità orbitale delle singole stelle in una galassia tende a diminuire man mano che ci spostiamo dal nucleo alla periferia. È un po' come andare ad analizzare la velocità orbitale dei singoli pianeti che orbitano attorno al Sole, che seguono quindi la legge di Newton, per cui man mano che naturalmente la forza di gravità sostanzialmente tende a diminuire man mano che naturalmente aumenta la distanza tra i due corpi, in questo modo possiamo dire che la velocità orbitale dei pianeti più interni è sostanzialmente più elevata e poi tende a diminuire man mano che ci spostiamo verso la periferia, secondo questa curva, per cui l'andamento appunto della velocità orbitale tende naturalmente a diminuire man mano appunto che ci spostiamo dalla posizione di Mercurio fino a quella di Urano e Nettuno. Naturalmente Vera Rubin si accorse invece che così non era e per cui la velocità orbitale delle stelle della galassia di Andromeda rimaneva sempre costante, spostandoci quindi verso la periferia. Per cui facendo un grafico che dà l'andamento della velocità di rotazione in funzione della distanza, Vera Rubin si accorse quindi che in realtà la curva di rotazione rimaneva decisamente piatta rispetto a quella che ci si aspetta, in qui rappresentata in rosso, se naturalmente non c'è il contributo di una ulteriore materia invisibile che circonda sostanzialmente la galassia.
Intanto due altri cosmologi negli anni 70 stavano cercando di costruire la struttura della Via Lattea e facendo una serie di simulazioni numeriche, utilizzando un certo numero di punti che rappresentano poi le stelle, essi si accorsero che dopo una serie di rotazioni la struttura della galassia andava a disgregarsi. Anche in questo caso essi ammisero che doveva esistere un'ulteriore massa, sostanzialmente non visibile, per giustificare quindi la stabilità della struttura della Via Lattea. Vera Rubin quindi derivò tutta una serie di curve di rotazione che qui sono rappresentate, diciamo così, da questo esempio nel caso di NGC 6503. Per cui noi abbiamo un andamento che cresce fino a circa 10 kiloparsec da nucleo e poi si mantiene distante. Oggi tutte le curve di rotazione che sono state utilizzate e quindi misurate nelle altre galassie spirale seguono un andamento di questo tipo. Nel caso della Via Lattea anche la nostra curva di rotazione, per così dire, segue un andamento piatto, per cui noi possiamo misurare una velocità, nel caso del Sole di 220 km al secondo, se ammettiamo che esiste un alone di materia scura che circonda la Via Lattea, mentre invece la velocità di rotazione del Sole sarebbe di 160 km al secondo nel caso in cui la curva, di rotazione fosse derivata assumendo solo materia visibile. Di recente David Low ha studiato la distribuzione spaziale tridimensionale qui rappresentata in questa figura di quella che potrebbe essere appunto la materia scura, l'alone di materia scura che circonda la Via Lattea. Il dato fondamentale è che in realtà la distribuzione spaziale di materia scura è circa 10 volte quella della materia visibile, che quindi qui è rappresentata appunto in falsi colori, in blu in questo caso, e che appunto come una sorta di alone invisibile circonda appunto la Via Lattea che è rappresentata nel centro dell'immagine assieme alle nubi di Magellano. Ebbene, una delle tecniche che vengono utilizzate oggi per studiare la distribuzione nello spazio della materia scura è la lente gravitazionale. La lente gravitazionale è un effetto previsto dalla teoria della relatività generale, che fu pubblicata nel 1916 da Albert Einstein. In altre parole, la luce di un oggetto distante, ad esempio di una galassia distante, viene deformata se tra l'osservatore e la galassia è interposto un ammasso, di galassie, ad esempio. E naturalmente il grado di distorsione è tale ed è funzione della quantità di materia che è presente nell'ammasso di galassie. Questa simulazione, che naturalmente è rappresentata in questo grafico, proprio dà diciamo, l'idea di quella che è poi la distorsione dei raggi luminosi che, passando attraverso una galassia interposta che funge da lente, fa sì che l'immagine della galassia distante appaia distorta e di conseguenza le immagini che noi vediamo sono multiple e a forma di archi. E in effetti questo fenomeno è visibile ancora meglio in questa immagine reale ripresa dal telescopio spaziale Hubble dell'ammasso di galassie Bell 370. Anche in questo caso si vedono queste strutture ad arco qui rappresentate che rappresentano appunto l'immagine distorta della galassia che sta al di là dell'ammasso di galassie. Un altro esempio spettacolare, noto come Dark Matter Ring, si ha in questa immagine nel caso dell'ammasso di galassie C0024 più 17. A sinistra abbiamo l'immagine ottica ripresa dal telescopio spaziale Hubble, dove appunto si notano ancora in questa figura le immagini distorte della galassia che si trova al di là dell'ammasso, e a destra abbiamo in falsi colori la distribuzione prevista della distribuzione spaziale di materia scura presente nell'ammasso di galassie.
Questa immagine rappresenta il superammasso EBEL 901-902. Anche in questo caso i riquadri esterni rispetto all'immagine centrale sono sostanzialmente singole regioni del superammasso dove appunto in rosa è rappresentata, come si vede ad esempio qui o qui, la distribuzione di materia scura desunta sempre dalla tecnica della lente gravitazionale. Questa immagine rappresenta un esempio classico, il bullet cluster. In questa immagine sono presenti due ammassi di galassie, uno si trova qui e l'altro si trova qui, ben individuati, diciamo appunto in quest'altra figura. E naturalmente in questo caso quello che si nota è sostanzialmente una interazione gravitazionale avvenuta circa 4 miliardi di anni fa fra due ammassi in cui sostanzialmente il gas che emette raggi X qui indicato in rosso sostanzialmente segue, diciamo così, l'interazione gravitazionale, mentre la materia scura che è rappresentata in blu rimane fissa e quindi non interagisce sostanzialmente con la materia ordinaria. Come si vede in questa altra immagine, abbiamo separato i contributi dell'emissione del gas ai raggi X in rosso e quella della materia scura, diciamo, desunta dalla tecnica della lente gravitazionale in blu. E quindi in questa immagine, ancora meglio, si vede proprio l'effetto l'effetto dinamico del gas che segue l'interazione gravitazionale dei due ammassi di galassie, mentre la distribuzione di materia scura rimane fissa, per così dire, attaccata, sui singoli ammassi di galassie. In questo modo, nota, diciamo così, utilizzando la tecnica della lente gravitazionale, è possibile determinare quindi la distribuzione, spaziale della materia scura. Gli astronomi si sono chiesti allora, come, diciamo, è distribuita nello spazio, nel tempo, la materia scura nell'universo. Durante, il 2006-2007, un gruppo di astronomi ha iniziato una sorta di campagna, diciamo così, di osservazioni profonde attraverso le quali è stato possibile poi studiare la distribuzione di materia scura nello spazio e nel tempo. È quello che io ho intitolato cosmopaleontologia, perché in un certo senso si cerca proprio di, come dire, andare ad esplorare le zone e le regioni più remote dell'universo per andare a vedere come la materia scura è distribuita, non solo, ma come poi si è evoluta nel tempo. Allora, questa immagine rappresenta in realtà la Survey Cosmos, che qui è confrontata con quella di altre surveys, ed è stata realizzata, come dicevo prima, nel 2007 attraverso 575 foto pari a 1000 ore di osservazione, analizzando ed esplorando circa e oltre 2 milioni di galassie, il tutto equivalente a una esplorazione temporale pari al 75% dell'età dell'universo. In queste immagini si nota a sinistra la regione del cielo osservata da Cosmos, a destra una immagine in falsi colori dove si nota la distribuzione della materia ordinaria in rosso e la distribuzione di materia oscura desunta sempre dalla tecnica della lente gravitazionale. Anche qui quello che si nota è che la materia ordinaria, diciamo, si appoggia, per così dire, sulla materia oscura che funge quindi da scheletro cosmico su cui naturalmente è appoggiata, per così dire, la materia visibile che noi poi vediamo sotto forma di stelle, galassie o ammassi di galassie. Ecco, questa immagine mostra l'immagine precedente, separando però il contributo della materia ordinaria a sinistra e della materia scura a destra. In
In questo modo un gruppo di ricercatori guidati da Richard Massey sostanzialmente è stato in grado di studiare l'evoluzione della materia oscura nello spazio e nel tempo, realizzando così la prima mappa tridimensionale della materia oscura. E come vediamo nell'immagine in alto abbiamo sostanzialmente tre immagini riprese dal telescopio spaziale Hubble a tre epoche diverse, e sotto la evoluzione nel tempo da destra verso sinistra della materia scura. Quello che si nota è che inizialmente la materia scura è quasi uniforme e man mano che naturalmente evolve nel tempo, quindi procedendo da destra verso sinistra, si frammenta e in un certo senso segue l'andamento e l'evoluzione, la formazione delle strutture, facendo cioè sempre più da scheletro cosmico, su cui naturalmente le stelle, le galassie, gli ammassi di galassie poi si sono, formati. Ecco, questa invece è, un'immagine, su tutto il cielo della distribuzione di materia oscura che è stata ottenuta di recente appunto dalla Survey di Planck e che è stata poi pubblicata nella primavera appunto di quest'anno. Ecco, una volta nota la distribuzione spaziale della materia scura, gli astronomi si sono chiesti quanta ce n'è nell'universo. Un gruppo di astronomi guidati da Carlos Francke nel 2005 hanno iniziato una campagna di simulazioni numeriche utilizzando il supercomputer del Max Planck Institute, che per oltre un mese è stato impegnato per realizzare tutta una serie di simulazioni allo scopo, cioè di simulare l'evoluzione cosmica di circa 20 milioni di oggetti tra quasar e galassie utilizzando oltre 10 miliardi di particelle. E l'immagine che alla fine è stata realizzata è mostrata qui in questa slide, dove abbiamo una regione cubica di universo di lato pari a 2 miliardi di anni luce, e il dato fondamentale che è stato poi ottenuto è che in realtà abbiamo circa un 23% di materia oscura che naturalmente è distribuita appunto nell'universo. Questa survey, chiamata Millennium Run, sostanzialmente è qui rappresentata in questo poster dove abbiamo la distribuzione appunto diciamo così spaziale della materia scura e man mano che naturalmente partiamo dal quadratino in alto andiamo diciamo così ad ingrandendo sempre di più le regioni, vediamo proprio quella che è nota come Cosmic Web, come rete cosmica, che come da scheletro sostanzialmente fa sì che naturalmente le strutture si aggreghino e si formino, formando appunto poi le galassie, gli ammassi di galassie che oggi noi vediamo. Bene, questa rappresenta ancora l'evoluzione nello spazio e nel tempo della materia scura, da sinistra verso destra, vediamo una situazione quasi di omogeneità che poi nel corso del tempo si naturalmente si trasforma per dar luogo proprio alla formazione di queste strutture a filamenti dove appunto diciamo, gli ammassi di galassie poi che rappresentano appunto la materia visibile si appoggiano lungo nodi e naturalmente filamenti che sono invece rappresentati appunto dalla materia scura. Quindi di che cosa è fatto l'universo? Beh, oggi l'universo sappiamo che è fatto quindi dal 23% di materia oscura, dal 4% di materia ordinaria. Tutto il resto, per sottrazione, cioè il 73%, è ciò che noi chiamiamo energia scura. Veniamo adesso al concetto di energia scura. Anche in questo caso dobbiamo risalire agli anni 10, quando nel 1915 Albert Einstein pubblica la teoria della relatività generale. La relatività generale rappresenta la miglior teoria che descrive l'universo su larga scala. Essa descrive la forza di gravità non più come una forza che agisce istantaneamente tra due corpi, ma
come voleva Newton, bensì essa rappresenta la curvatura dello spazio che viene prodotta da un corpo dotato di grande massa. La teoria della relatività generale però prevede un universo dinamico, mentre Einstein è convinto che l'universo sia statico. Per bilanciare allora il contributo della gravità che porterebbe al collasso gravitazionale di tutto il cosmo, Einstein introduce nelle equazioni un termine costante cosmologica per far sì quindi che l'universo rimanga statico. Nel frattempo, un altro cosmologo olandese di nome William de Sitter ricava una soluzione delle equazioni della relatività per cui l'universo è geometricamente piatto, quindi segue cioè una geometria euclidea, non ha materia e la sua evoluzione è dominata dalla costante cosmologica. Qualche anno dopo, il cosmologo russo Alexander Friedman ricava tre soluzioni, quindi tre modelli di universo in espansione e in contrazione che non prevedono invece la costante cosmologica. In altre parole, i modelli di Friedman dipendono dalla densità media di energia associata alla materia. Per cui avremo un universo aperto, che è rappresentato qui dalla linea blu, un universo piatto, rappresentato dalla linea in verde, e un universo chiuso, rappresentato invece dalla linea rossa. Nel primo caso, la densità di materia non è tale per cui la gravità non ha il sopravvento sull'espansione, quindi l'universo si espanderà per sempre. Nel secondo caso, la gravità dovuta appunto alla distribuzione della materia sostanzialmente è in equilibrio con l'evoluzione dell'universo, quindi lo spazio diventa sostanzialmente piatto. Nel terzo caso la distribuzione della materia è tale che la gravità ha il sopravvento sull'espansione dell'universo che quindi collassa sotto l'effetto quindi della gravità. In realtà un risultato importante arriva verso la fine degli anni 20, quando Edwin Hubble, utilizzando il telescopio di Monte Wilson, scopre la legge di recessione delle galassie. In altre parole, andando a studiare le singole galassie e determinando la loro velocità di espansione utilizzando alcune candele standard che erano state già studiate qualche anno prima da Henrietta Leavitt e di cui Claudio Mignone gli ha ben spiegato tutto, Hubble trova una relazione che lega appunto la velocità di allontanamento delle galassie in funzione della distanza a cui esse si trovano. Questa relazione che venne pubblicata il 15 marzo del 1929, che è qui rappresentata in questo grafico, ci dice proprio che la velocità è proporzionale alla distanza attraverso una costante che poi in seguito venne chiamata appunto costante di Hubble. Il valore di questa costante, che da un punto di vista matematico esprime la pendenza appunto di questa retta, ci dà proprio il valore del ritmo a cui si espande lo spazio, che nel caso iniziale ricavato da Hubble fu di 500 km al secondo per megaparsec, un valore che comunque era inconsistente con l'età dell'universo che veniva ad essere molto inferiore a quella della Terra. Naturalmente è chiaro che quando lo stesso Einstein si convinse, diciamo, del risultato di Hubble, il termine della costante cosmologica venne abbandonato a partire dal 1935. Quindi l'universo era in espansione, lo spazio si espande e di conseguenza quindi diciamo, questo era uno dei risultati che andava a favore del modello del Big Bang. Naturalmente gli astronomi hanno, per così dire, voluto poi approfondire la legge di Hubble andando a studiare l'espansione dello spazio fino ad esplorare le epoche più distanti e più remote. Il 1998 di fatto segna
diciamo un'era che cosvolge sostanzialmente la cosmologia. Due gruppi di ricercatori, uno guidato da Brian Smith a sinistra dell'IZ Supernova Research Team e l'altro guidato dal Sol Perlmutter del Supernova Cosmology Project, trovano un risultato estremamente fondamentale per la cosmologia che rimane sostanzialmente forse una delle pietre miliari della moderna appunto cosmologia. In altre parole, andando a studiare la espansione dell'universo attraverso l'utilizzo di candele standard come appunto le supernove di tipo 1A, che ci permettono quindi di determinare le distanze cosmologiche, l'obiettivo era quello di andare a determinare il tasso di espansione dell'universo e il parametro di decelerazione. Lo scopo finale era quindi quello di studiare e capire quale può essere il destino dell'universo. Per quanto riguarda il concetto delle candele standard, che è rappresentato in questa figura, se noi abbiamo ad esempio una lampadina di 40 watt, di cui cioè conosciamo la luminosità e la allontaniamo da noi, per esempio, di un metro, di mezzo metro, eccetera, possiamo ricavare, nota la luminosità della lampadina, la distanza a cui essa si trova utilizzando la legge dell'inverso del quadrato della distanza. Quindi, allo stesso modo, andando ad utilizzare un campione di candele standard, che naturalmente si trovano nelle galassie, possiamo determinare dall'inverso del quadrato della distanza, nota la luminosità, la distanza appunto a cui esse si trovano. È un po' come in questa immagine andare ad analizzare la luce di una supernova di tipo 1A, che rappresenta quindi una candela standard che emette cioè una luminosità nota, esplorare tutte quelle galassie che hanno supernove di tipo 1A, fare un grafico che dà l'andamento della luminosità in funzione della distanza e determinare così se naturalmente il diagramma di Hubble che viene estrapolato per l'universo distante segue o meno una legge di proporzionalità oppure no. Ecco, le supernove di tipo 1A rappresentano una classe, diciamo, di stelle di cui sostanzialmente la luminosità è nota. Di solito si trovano in sistemi binari, per cui una stella degenera, collassata come una nana bianca, cattura materia da una stella in fase avanzata dell'evoluzione. Quando essa sostanzialmente accresce materia e raggiunge un limite di accrescimento per cui la massa supera il cosiddetto limite di Chandrasekhar, che è circa una volta e mezza la massa del Sole, sostanzialmente esplode con una luminosità che naturalmente è nota e che quindi gli astronomi possono calibrare. Questa curva di luce, che dà l'andamento della luminosità relativa in funzione del tempo scala della luminosità, è rappresentata per diverse supernove di tipo 1A e come vediamo ogni pallino colorato rappresenta una curva di luce di una supernova di tipo 1A differente. È possibile quindi calibrare la luminosità e come vediamo essa segue lo stesso andamento. In questo modo otteniamo delle luminosità naturalmente note, quindi delle candele standard, che naturalmente ci permettono di esplorare lo spazio e il tempo e grazie naturalmente al loro studio è possibile capire l'andamento dell'espansione dello spazio. In questo modo i due gruppi hanno analizzato la luminosità di una serie di supernove di tipo 1A per cercare di capire se l'andamento della intensità in funzione della distanza segua un andamento costante, secondo la linea tratteggio per cui lo spazio si espande con velocità costante, oppure segue un andamento che è mostrato da questa curva qui in blu, per cui man mano che naturalmente noi stiamo esplorando lo spazio sempre più distante, sostanzialmente l'espansione dello spazio avviene in maniera accelerata, oppure inversamente,
Se la luminosità diminuisce rispetto a quella che le supernove distanti avrebbero in caso di espansione costante, allora in questo caso possiamo dire che lo spazio si espande decelerando. I due gruppi quindi, andando a studiare due campioni di supernove distanti, trovarono qualcosa di sconvolgente. In altre parole, se noi andiamo a fare il grafico della magnitudine osservata in funzione della distanza, tutti i punti osservati andavano a trovarsi al di sopra di questa retta che rappresenta sostanzialmente, l'andamento della evoluzione dello spazio con velocità costante. Questo voleva dire quindi che l'universo sta accelerando. Al di sotto, naturalmente, di questa curva, sostanzialmente abbiamo il caso in cui l'universo sta decelerando e come vedete, naturalmente non abbiamo alcun punto. Questo fu un risultato molto importante, un'evidenza fondamentale a favore di una espansione accelerata del cosmo. Naturalmente il colpo di grazia comunque arriva nel 1997, quando Adam Riese, andando a studiare una supernova estremamente distante, la cui luce ci arriva dopo 10 miliardi di anni, sostanzialmente il risultato ottenuto fu che la sua luminosità era maggiore rispetto a quella che doveva essere nel caso in cui l'espansione dell'universo fosse costante. In altre parole, ecco qui il campo di vista dell'Hubble Deep Field con la supernova esplosa in questa galassia e con la sua naturalmente luce qui mostrata in basso a destra in questa foto, e questi risultati li possiamo vedere anche in questo grafico, dove qui è espresso il ritmo di espansione dello spazio in funzione del tempo e questo è il punto di inversione circa 5 miliardi di anni fa a favore di una accelerazione. Adam Riese assieme a Brian Schmidt e Saul Perlmutter ricevettero nel 2011 il premio Nobel per la fisica grazie appunto alla scoperta da un lato dell'accelerazione cosmica e alla evidenza, della forte evidenza di una decelerazione cosmica nel passato. L'universo, in altre parole, si è comportato come una sorta di auto che frenano sostanzialmente in prossimità di un semaforo per poi accelerare. Questa immagine rappresenta a sinistra una colonna di macchine i cui fari rappresentano la luminosità delle supernove e che procedono con velocità costante. A destra abbiamo le stesse macchine quelle più distanti frenano, per cui naturalmente la luminosità dei fari appare molto più amplificata per poi accelerare. Quindi l'universo si è comportato in questo modo. Una prima fase durata circa 7 miliardi di anni, in cui l'evoluzione è andata decelerando, e poi negli ultimi 5 miliardi di anni una espansione che è accelerata. Oggi quindi il contenuto dell'universo e possiamo ricapitolarlo in questo grafico, per cui abbiamo il 4% di materia ordinaria, il 23% di materia scura, il 73% energia scura. Naturalmente, considerando poi i dati più precisi che abbiamo potuto ottenere grazie al satellite MAPPE e al satellite Planck, oggi noi sappiamo che il 68,3% del contenuto materia e energia presente nell'universo e sotto forma di energia scura, che è quasi il 27% del contenuto materia e energia dell'universo è sotto forma di materia scura, e tutto il resto, quasi il 5%, è sotto forma di materia visibile. C'è forse una coincidenza cosmica? Oggi forse noi viviamo in un'era in cui è possibile studiare l'universo, capire che c'è stato un Big Bang, determinare quindi
la sua evoluzione passata ed eventualmente futura, beh, quello che noi possiamo dire oggi è che l'universo è stato dominato da tre epoche, da tre forme, di energia, e cioè l'era della radiazione, l'era della materia, l'era dell'energia scura. In realtà, durante i primi 10.000 anni ha dominato la radiazione, poi naturalmente dai 10.000 anni fino agli ultimi 10 miliardi di anni l'universo è stato dominato dalla materia e negli ultimi 5 miliardi di anni sostanzialmente dalla energia scura. Quindi oggi noi viviamo proprio in questa fase storica per cui è possibile sostanzialmente studiare l'universo e naturalmente cercare di capire qual è stata la sua evoluzione iniziale e soprattutto l'evoluzione poi successiva che ha portato alla formazione delle strutture che noi vediamo sotto forma di galassie o ammassi di galassie. Naturalmente, noi possiamo fare alcune ipotesi sulla natura della materia oscura. Intanto sappiamo che è una forma di materia sconosciuta, invisibile, che non emette luce, non interagisce e si fa, per così dire, sentire solo attraverso degli effetti gravitazionali. Esistono delle ipotesi per cui la materia oscura è fatta da oggetti astrofisici, quali buchi neri, macios o nane brune, ma non sono sufficienti per produrre la quantità di materia oscura misurata. Si parla dall'altra parte, di particelle ordinarie come dei neutrini, ma questi hanno una massa troppo piccola per determinare l'addensamento gravitazionale delle strutture. Forse, la materia oscura è caratterizzata da particelle esotiche, si parla di assioni, di cui viene postulata l'esistenza, ma sono difficili da osservare, di neutralini, come le particelle più leggere previste dalla supersimmetria, che è una, teoria, diciamo così, che va al di là del modello standard delle particelle elementari, si parla di WIMPs, una nuova classe di particelle che emerge da alcuni modelli, anche qui, che vanno oltre il modello standard. E questa è una slide riassuntiva che mette in evidenza tutti i vari esperimenti che hanno lo scopo di dare la caccia alla materia oscura, esperimenti diretti che vengono fatti in laboratorio o esperimenti indiretti che vengono fatti in parte in laboratori a terra, ma anche nello spazio. Ma esiste davvero la materia oscura? Beh, c'è chi dice che dare la caccia a queste particelle esotiche sia solo una perdita di tempo e di denaro. È quello che ha pensato negli anni 80 Moti Milgrom, un fisico dell'Università di Tel Aviv, il quale ha introdotto una teoria alternativa per spiegare le curve di rotazione della galassia spirale, e cioè una teoria che prevede la modifica della teoria di Newton della gravità quando andiamo a considerare grandi distanze o piccole accelerazioni. Ma in realtà si tratta solo di una teoria e naturalmente non esistono ancora delle verifiche sperimentali. Per quanto invece riguarda l'energia scura, beh, anche qui abbiamo una serie di ipotesi, sulla sua origine e natura. Intanto si tratta di una forma di energia sconosciuta che permea l'intero universo e che è comunque una proprietà dello spazio. Si tratta forse della costante cosmologica che venne appunto introdotta da Einstein per rendere statico l'universo e che poi considerò il suo più grande abbaglio. Oppure forse, come si crede sia più probabile, si tratti dell'energia del vuoto. Il vuoto è riempito, di particelle virtuali che emergono e scompaiono improvvisamente, ma anche qui abbiamo delle problematiche che riguardano proprio il valore, piccolissimo dell'energia del vuoto. Oppure si parla ancora di quintessenza, cioè di una forma di energia, variabile nel tempo. Oppure, si tratta di, vedere se la teoria della relatività generale possa essere modificata, ma forse diciamo si tratta di una idea alquanto naturalmente ipotetica,
ipotetica poiché la relatività generale è una teoria eccezionale che descrive al meglio la gravità su scale cosmologiche e quindi diventa difficile trovare delle alternative. Quello che è certo è che sia per la materia oscura che per l'energia oscura ad oggi sappiamo molto poco. Oggi gli esperimenti sull'energia oscura prevedono non solo lo studio delle supernove distanti, ma anche altri canali, altre finestre osservative che riguardano da un lato lo studio degli ammassi di galassie o gli effetti della lente gravitazionale o diciamo, gli studi per esempio sulla radiazione cosmica di fondo. Esiste davvero l'energia oscura? Così come per la materia oscura, c'è chi sostiene che l'energia oscura sia sostanzialmente un effetto falsato, per cui George Ellis ha introdotto l'ipotesi dei vuoti cosmici, per cui diciamo, assumendo che noi viviamo in una regione privilegiata dello spazio e del tempo a bassa densità di energia, questa fa sì che la espansione dell'universo appaia in maniera accelerata, quindi dando un falso effetto a quello che è l'espansione globale dell'universo. Quindi il riepilogo che noi possiamo fare di quanto noi abbiamo detto sulla materia oscura è che è una forma di materia particellare sconosciuta. Abbiamo dedotto la sua presenza dagli ammassi di galassie, dalle curve di rotazione delle galassie e dagli effetti della lente gravitazionale. Essa ha un ruolo nel cosmo, come una sorta di scheletro su cui si appoggiano le strutture che noi vediamo poi sotto forma di galassie, di ammassi di galassie, e la sua natura è attrattiva. Per quanto invece riguarda l'energia oscura, è una forma di energia sconosciuta. Abbiamo avuto delle evidenze andando a studiare le supernove distanti, ma anche gli ammassi di galassie, la radiazione cosmica di fondo e altri fenomeni come appunto il weak gravitational lensing e le oscillazioni acustiche barioniche. Il suo ruolo è quello di permeare l'intero universo creando spazi sempre più vuoti e la sua natura è quella di essere di tipo repulsivo. Veniamo quindi a concludere la conferenza andando ad analizzare quello che sarà poi il destino dell'universo. Il destino dell'universo dipenderà da una sorta di battaglia cosmica tra materia oscura ed energia oscura. In questo grafico la materia oscura è rappresentata appunto da una sorta di molla che tiene, per così dire, unite le strutture, quindi galassie e ammassi di galassie, mentre l'energia della molla rappresenta appunto l'energia oscura che viene liberata man mano che l'universo evolve nel tempo. In un certo senso questo grafico rappresenta appunto l'evoluzione dell'universo dal Big Bang fino ai giorni nostri, per cui nei primi 7 miliardi di anni la materia oscura domina la espansione, determinando un effetto di decelerazione, mentre negli ultimi 5 miliardi di anni l'energia oscura prende il sopravvento e l'universo si espande in maniera accelerata. Quale sarà quindi il destino dell'universo? Beh, qui abbiamo individuato tre scenari, per cui seguendo i modelli di Friedman possiamo individuare il Big Rip, dove l'energia oscura ha il sopravvento sulla gravità e l'universo si espande sempre più in maniera accelerata. Oppure avremo l'ipotesi del Big Chill, dove l'universo si espande in maniera graduale, bilanciato dalla gravità. Oppure il Big Crunch, dove la gravità prenderà il sopravvento sull'energia oscura e quindi l'universo seguirà un enorme collasso gravitazionale. Ecco, questa immagine rappresenta una simulazione di quello che potrebbe essere l'evoluzione dell'universo secondo il Big Rip, dove tutte appunto le strutture saranno disgregate. Mentre in questo caso abbiamo lo scenario del Big Chill, dove l'universo si espande in maniera graduale, diventa sempre più rado e più freddo. Mentre nell'altro caso, quello cioè del Big Crunch, sostanzialmente l'universo viene dominato dalla forza di gravità e di conseguenza, diciamo, tutto collassa
in un grande Big Crunch, che sarebbe l'opposto naturalmente del Big Bang. Ecco, questo era tutto, io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata.